A chi da cittadino o da semplice turista non è capitato di camminare per Roma ammirandone i maestosi edifici e di chiedersi quanto fosse esteso il suo patrimonio immobiliare. Un tema che per lunghi anni è rimasto per la capitale un buco nero, perso tra i mille fili di diverse gestioni e competenze. Un groviglio di cui si sta finalmente venendo a capo grazie al progetto Atlante, un innovativo sistema di archiviazione digitale dei beni immobili di Roma, consultabile online da tutti i cittadini. Un lavoro certosino portato avanti dall'assessorato al patrimonio che a oggi ha reso disponibile la consultazione sul portale dedicato dei beni confiscati alla mafia, con una mappa geolocalizzata e una scheda che ne indicano per ciascuno ubicazione, destinazione ed eventuale assegnazione. Il lavoro di archiviazione però continua, con l'obiettivo di rendere disponibili le informazioni su tutti i beni immobili di Roma, che si stima arrivino a circa 100.000 e che verranno pubblicati progressivamente per sezioni. Per le Romane Romane il progetto Atlante significa innanzitutto una grandissima trasparenza. Da oggi i Romani e Romane hanno accesso al patrimonio di Roma Capitale live in tempo reale e sanno cosa abbiamo e sanno chi occupa il patrimonio e a che titolo. E questa è già una grande cosa. La seconda cosa è che da oggi le procedure relative al patrimonio saranno tutte quante snellite e sburocratizzate, quindi saranno più veloci le procedure di assegnazione, più veloci gli accertamenti e più veloce tutta la gestione del patrimonio di Roma Capitale. Atlante è consultabile all'indirizzo geoportale.comune.roma.it/atlante.